una piccola domanda, le bandiere giallo-blu, prima di tutto come stai con il piede? Raccontaci cosa è successo, come ti senti? Buon pomeriggio a tutti e niente, Gata, purtroppo ho preso una piccola distorsione, come ti stavo spiegando, nell'azione quella dove c'è stato il cross e sono riuscito a anticipare l'avversario, poi dopo... Quando sono atterrato, Iannacone, nel tentare anche lui di salvare la palla, mi è caduto totalmente sulla caviglia, che si è leggermente girata. Purtroppo la mia caviglia è fragile e, venendo già dall'anno scorso da un infortunio abbastanza pesante, mi ha dato una distorsione. Essendo fragile, come ti dicevo, mi fa male. No, è meno grave del previsto, nel senso di quello che mi aspettavo io. Dobbiamo valutare giorno per giorno come reagisce, perché in questo momento è leggermente instabile, quindi faccio fatica io a fidarmi di lasciarmi andare, non riesco ancora a correre, però penso che con il passare dei giorni possa migliorare. Perfetto, quindi diciamo la grande paura è stata rientrata. Senti, l'Andria ha pubblicato la tua foto che ti accompagnava un calciatore, l'abbiamo ripresa anche noi, perché sì, è stata una bella immagine. La reazione dell'Angri, l'ha detto stampa, commentata prima uomini e poi calciatori, qualcosa del genere. Un bel gesto questo, diciamo la verità. Sì, un bel gesto. Poi Andrea Puca, che mi ha aiutato, è un amico oltre che un avversario, perché quando io giocavo qua in prima squadra, lui si è fatto sia gli allievi che la Juniore, se più di una volta abbiamo giocato insieme, quindi è un amico, ci siamo sentiti negli anni, subito si è preoccupato ed è mi è venuto subito vicino a darmi una mano. E io lo dico sempre, alla fine io cerco di comportarmi nello stesso modo quando gioco, perché alla fine è vero, sei avversario in campo, ma fondamentalmente siamo tutti uomini, siamo tutti calciatori, e penso che nel calcio ci sia la rivalità, ma c'è la rivalità buona, da persone intelligenti, che poi finisce sul campo. Alla fine, come ti ho detto, siamo tutti giocatori, quindi non ha senso avere odio nei confronti di un avversario, perché facciamo tutti lo stesso mestiere, giochiamo tutti per vincere, quindi ci vuole rispetto tra noi calciatori. Penso che sia la base dello sport sano, e quello che mi ha sempre un po' contraddistinto anche nella mia piccola carriera con questa tipologia di valori. Quindi ringrazio Andrea e sono contento che da questa situazione è uscito qualcosa di buono. E questo te lo possiamo confermare anche noi rispetto alla tua piccola carriera. Ti lasciamo questo piccolo, perché l'hai detto tu. Abbiamo visto contro l'Angri, finalmente rischia mostrare quello che è il suo valore, però noi non possiamo nascondere che c'è stata una prestazione non all'altezza, c'è stato un momento complicato. Tu come l'hai interpretato? No, siamo partiti bene, è stato i primi 30 minuti a viso aperto, sia nostro che loro, però noi avevamo fatto intravedere quello che erano le nostre qualità, quello che era il nostro gioco, soprattutto divertente, votato all'attacco dell'anno scorso. I primi 30 minuti soprattutto, poi dopo il gol ci siamo abbassati, non dobbiamo farlo, e abbiamo sofferto un po' il loro ritorno, diciamo così. La partita di Angri, senza girare troppo intorno, è una partita che dobbiamo vincere se vogliamo ambire a qualcosa in più della salvezza. È vero che è un girone nuovo, è vero che in questo momento a livello societario ci stiamo un attimo assestando, quindi c'è un po' di difficoltà legate anche alla situazione societaria, però possiamo e dobbiamo fare di più. Noi calciatori lo sappiamo, ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, perché l'ho detto più di una volta, alla fine in campo ci andiamo noi, l'allenatore ti può dare delle direttive, ma poi la responsabilità è sempre dei giocatori, è sempre stata dei giocatori, quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Quindi dobbiamo fare di più, un momento che ci gira anche un po' non male, diciamo, ci gira un po' male rispetto al solito, sono degli episodi che poi ti possono far vincere la partita, come te la possono far pareggiare, perché con quel gol loro deriva, è vero che hanno avuto delle occasioni, però deriva da una situazione molto fortuita con una deviazione in mezzo all'area di rigore, però se siamo più cattivi possiamo evitare questo tipo di situazioni. Abbiamo fatto secondo me 30 minuti bene, poi dopo di nuovo abbiamo peccato di personalità.
siamo alla quinta giornata, il campionato è lungo e dobbiamo crescere tramite il lavoro e possiamo fare meglio di così. Però quest'anno il gruppo in qualche modo è stato cambiato, diciamo in una percentuale un po' più ampia, e a Ischia sono arrivati anche calciatori che hanno una loro personalità, hanno una loro storia, hanno una loro idea di calcio, quindi magari facilitare l'inserimento, no? L'intesa forse è un po' più difficile. Non, io non lo vedo come una questione di personalità proprio umana, sono ragazzi eccezionali, sono giocatori importanti, perché Peppe e Favetta sono giocatori comunque che hanno, non sto qui a raccontarli io. Penso più che sia una questione di caratteristiche. Quando prendi un giocatore formato è più difficile integrarlo in un contesto dove c'erano tutti i giocatori adattati a quella e votati a quella tipologia di gioco. Cioè noi l'anno scorso avevamo anche lo stesso Valerio, che poi è l'unico che è andato via, era un giocatore, diciamo, definiamolo ibrido, non aveva ancora una sua fisionomia di gioco. Arrivato qui è riuscito ad adattarsi molto velocemente alla nostra identità. Quando invece prendi un giocatore che ha vinto i campionati, strutturato come Peppe, un giocatore come Favetta che viene da campionati importanti, e lo devi inserire in un contesto di gioco che può essere che lui lo sa fare, è più difficile però portarlo velocemente a quella tipologia di gioco rispetto a un giocatore giovane che ha le prime esperienze e ha una mentalità, diciamo, non precisa, è molto più aperto. Quindi io penso che sia più a far adattare le caratteristiche di alcuni giocatori a quello che è stato il nostro tipo di gioco. Infatti Chiariello, per esempio, domenica, soprattutto dal lato mio, dove noi costruiamo, tendiamo a costruire molto a destra e finalizzare a sinistra, subito è riuscito a rientrare e dare la possibilità alla squadra di farlo girare in quel modo, perché sono tanti anni che lo facciamo. Quando tu porti avanti un progetto per tanti anni, è normale, è più semplice sposare l'idea e far andare bene le cose. Quando poi dopo cambi, ci sta quel momento di adattamento, quel momento di cambio, che però Peppe può essere un giocatore che, oltre a adattarsi al nostro tipo di gioco, ti può dare varie soluzioni in più in avanti, perché lui ha delle qualità come queste giocate dirette ad attaccare la profondità che possono essere sfruttate. Dobbiamo essere anche noi ad adattarci ad alcune giocate del singolo, perché noi conosciamo i singoli ma non conosciamo ancora tutti i singoli, e ci sta, siamo alla quinta giornata, ci mancano ancora 29 partite, quindi c'è un mondo ancora da scoprire. Condivido pienamente. Le due partite un po' più, quelle che comunque hanno, immagino che anche voi siete tornati a casa arrabbiati, no? Sì. 3-0, 4-0, che hanno fatto arrabbiare, in qualche modo hanno acceso un riflettore su quello che è il reparto della difesa, no? Quel muro, certo, che noi avevamo visto per esempio l'anno scorso, dove non si passava, quest'anno stenta un po' a rifarsi vedere. Poi ci stanno i ragazzi, non importa, ma diamogli ancora fiducia, perché certo, lo meritano, però c'è l'errore, la disattenzione, no? Quello che dicevamo pure noi, quell'atteggiamento sufficiente, no? Magari senza quella fame di voler difendere a tutti i costi quella che è la porta. Secondo te questo momento è passato? Il momento è passato nel momento in cui non prendiamo più gol, stiamo continuando a prendere gol, quindi vuol dire che dobbiamo ancora lavorare dal punto di vista difensivo. L'errore del singolo c'è, ma non è stato soltanto nella partita col Francovilla di Zandri, ci sono stati anche col Martina alcuni errori nostri singoli, quindi non è che va data la colpa al ragazzo, va data la colpa al giocatore per l'errore che ha fatto, e il giocatore si deve assumere la responsabilità. Fatto sta che quelle due partite il campanello d'allarme c'è stato, perché noi non abbiamo mai fatto quel tipo di prestazione in 4-5 anni che siamo qua, soprattutto poi negli ultimi 2 anni, dove veramente siamo riusciti anche a esprimere un determinato tipo di gioco, ma anche con lo stesso Billone e con Iervolino noi non abbiamo mai avuto una partita così,
dove siamo proprio crollati dal punto di vista difensivo. Il campanello d'allarme deriva da quello, ma crea anche sconforto all'interno del giocatore perché non è abituato e il giocatore deve però reagire a quel momento. Penso che non sia una questione di fame nel difendere, penso che siano proprio alcuni meccanismi a cui che non erano ancora dentro di noi totalmente. Noi tendevamo tutti molto ad andare in avanti e ci dimenticavamo di difendere, ma non solo i quattro. Si parla del centrocampo, si parla dell'attacco, perché la fase difensiva non è legata solo ai quattro. I quattro poi dopo devono essere gli ultimi a non fare l'errore individuale, però c'è una fase difensiva collettiva che non c'è stata in tutte e due le partite, perché col Martina Franca abbiamo preso un gol su palla scoperta dove eravamo rimasti io e Peppe 2-2. Poi il primo gol ha fatto un gol bellissimo all'esterno del Martina, però eravamo rimasti 2-2 e non è possibile che una squadra lascia 2-2 dietro a campo aperto con una palla scoperta. Quella palla doveva essere almeno coperta, capito? Quindi era proprio un collettivo che in quel momento non stava facendo bene la fase difensiva. Poi è più facile dare la colpa al singolo, perché il singolo fa l'errore evidente, come l'ha fatto Tommaso, come lo posso aver fatto io, come l'ha fatto qualsiasi persona nella fase difensiva, però perché è più evidente. Però se tu analizzi tutto il contesto, se analizzi tutta l'azione, c'è una fase difensiva che parte dall'attacco che non è stata quella nostra solita, con quell'aggressività, con quella voglia di andare a recuperare il pallone che ci ha contraddistinto e ci ha fatto fare i risultati in questi anni. Sabato si torna a giocare a Forlì, noi ovviamente ti auguriamo di poterti vedere ovviamente degli 11 titolari, perché voglio dire, l'augurio nostro che tu guardisca, l'augurio a saperti là. Arriva in Matera, avete un po' guardato, l'hai vista, che gara ti aspetti? Matera è una squadra forte, conosco alcuni giocatori che sono là, sono una squadra strutturalmente forte, pronta, una squadra che sono anni che fa questo girone e sa come vincere le partite. In questo momento sta facendo anche abbastanza bene, quindi mi aspetto una partita difficile, una partita maschia, una partita dura, soprattutto sul campo del Forio, che è un campo che si gioca molto sulle seconde palle, perché la palla rimbalza tanto, quindi a un certo punto della partita si assiste quasi ad un ping pong, perché è difficile tenere la palla bassa e ci sono molte respinte, quindi chi avrà più fame, chi avrà più cattiveria nell'andare a recuperare, a vincere la seconda palla, può avere un vantaggio. Poi le partite sono caratterizzate dagli episodi, perché pure con il Fasano ci sono 2-3 episodi che se fossero stati a favore nostro magari l'avremmo portato a casa, e invece ci sono girati contro e siamo stati bravi nel reagire. Gli episodi fanno la maggior parte della differenza nel calcio, soprattutto nei campi come Forlì, sono lunghi, stretti, e la palla dove la palla rimbalza tanto.